siamo in compagnia di Lorenzo Codogno, founder Lorenzo Codogno Macro Advisors. Buon pomeriggio e ben ritrovato. Buon pomeriggio. Eccoci, aiuti a capire se è possibile tuttora avere l'ok, perché a questo punto il problema con il recovery non è solo a livello europeo, ovviamente con il veto della Polonia ed Ungheria, che andremo anche a toccare anche questo argomento, però non c'è per il momento una possibilità per l'ok dal Parlamento. Lei come vede evolversi le dinamiche? Beh, sembra esserci un problema di comunicazione all'interno della maggioranza. È ovvio che l'intero pacchetto è talmente importante e decisivo per il futuro del governo che ci deve essere una condivisione politica. E mi sembra che in questo momento non, le cose non stiano ancora funzionando nel modo migliore, però sperabilmente questo verrà risolto nei prossimi giorni. E il punto cruciale è la governance del Recovery Fund. Mi sembra che la proposta che sia stata sollevata recentemente non sia così malvagia, nel senso che è chiaro che ci deve essere una guida politica a tutto il percorso, però è anche vero che ci deve essere expertise tecnica e quindi supportare il governo con una task force forse è la soluzione migliore, ripeto, mantenendo una guida politica al di sopra di questa. È chiaro che i tempi sono importanti perché se è vero che l'Europa, il Recovery Fund, può rimborsare spese per investimento a partire dal marzo del 2020, è chiaro che le spese che il governo fa ora potranno essere rimborsate in futuro e quindi c'è tutto l'interesse a mettere in moto questa macchina il prima possibile per dare supporto all'economia e aiutare la ripresa. C'è un qualsiasi pericolo per il governo Conte? Ma direi di sì, che c'è qualche pericolo, anche se è abbastanza lontano a mio avviso, lontano perché non vedo l'interesse di nessuna delle quattro forze politiche che lo supporta ad aprire una crisi e quindi penso che una soluzione venga trovata. Però quando siamo in situazioni di così alta fragilità e incertezza, con parte del Movimento 5 Stelle che si sta dividendo sul supporto al trattato, alla riforma del MES, è chiaro che qualche incidente di percorso può accadere e se questo dovesse essere, è chiaro che il governo entrerebbe in una fase molto difficile e potrebbe addirittura cadere. Questo è il rischio, ripeto, io penso che ci sia una probabilità piccola perché non, nessuno lo vuole in questo momento, ma gli incidenti accadono. Sì, senz'altro, sicuramente un momento molto delicato per l'Italia, ma un po' per l'intera Unione Europea. Intanto le vorrei chiedere, secondo lei, le indiscrezioni che abbiamo sentito appunto della Repubblica, che Italia è in forte ritardo per quanto concerne il piano del governo, stiamo vedendo adesso anche delle problematiche molto importanti. Alla fine è in ritardo o meno? E ovviamente io non mi riferisco solo all'Italia, sicuramente anche gli altri paesi non sono ad un punto abbastanza buono, ecco. L'Italia ha già preparato, predisposto una bozza, che però è fatta solo di intenti molto vaghi, e non ci sono progetti specifici. L'importante sarebbe iniziare a enucleare dei progetti specifici su cui iniziare la discussione. Questo è molto importante. Altri paesi lo hanno già fatto, hanno già predisposto un programma più dettagliato. Questo è importante a mio avviso perché può iniziare questo percorso che sperabilmente entro la fine di aprile arriverà all'approvazione finale da parte della Commissione. Ma ripeto, anche prima di questa approvazione finale, il governo può già attivare fondi, per il momento finanziati dal budget nazionale, ma che possono poi in futuro essere rimborsati con i quattrini europei. Questo quindi sarebbe veramente importante partire subito, appena possibile, con questi progetti e renderli operativi in un arco di tempo sufficientemente limitato.
Allora, vorrei andare a toccare un altro argomento estremamente importante. Intanto, mercoledì in Senato si voteranno le risoluzioni in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì, in primo luogo sulla riforma del MES, e anche qui la maggioranza traballa decisamente perché Forza Italia, al contrario del recente passato, non sosterrà il governo e almeno una cinquantina di senatori del Movimento 5 Stelle non sono d'accordo sulla riforma. Un tentativo di mediazione è in corso, ma non è detto che vada tutto liscio, almeno per il momento. Dobbiamo dire che il MES è sicuramente uno strumento molto, molto complesso, ma viste le riforme proposte in questo momento, secondo lei, per quanto concerne Italia, la riforma del MES è migliorativa o no? Innanzitutto diciamo che i rischi sulla stabilità del governo a cui mi riferivo prima sono proprio in riferimento al MES, che è il punto più delicato in questo momento, più che il Recovery Fund. Il MES è uno strumento che dopo le modifiche che sono state fatte già nel 2019, diciamo, sono state tolte le parti più delicate per l'Italia, soprattutto quelle che riguardavano una ristrutturazione automatica del debito in caso di necessità. Questo non esiste più, non c'è più. Mentre ci sono molti fattori positivi, ad esempio viene eliminata la necessità del memorandum of understanding nel caso di una linea di credito, un programma di aiuti per i paesi. Ovviamente ci sono alcuni punti che alcuni partiti politici italiani ancora non apprezzano. Però teniamo presente che ad esempio la governance è cambiata. Questa riforma del MES mette di fatto fine alla cosiddetta troica, perché in futuro tutti i programmi saranno gestiti dal MES congiuntamente con la Commissione europea, che avrà l'ultima parola sulla valutazione delle finanze pubbliche dei paesi. Quindi diciamo che rispetto al passato la riforma del MES porta a significativi passi in avanti. Qualcuno non apprezza, ma in questa situazione in cui l'Europa ha fatto dei significativi passi in avanti e darà quattrini all'Italia in modo molto significativo e molto generoso, bloccare una riforma semplicemente perché alcuni dettagli non vanno bene mi sembra un atteggiamento molto poco europeo, che va contro lo spirito che ha animato sia il governo sia il Consiglio europeo negli ultimi tempi. L'Europa ha fatto grandi passi in avanti. Questo va riconosciuto e va riconosciuto anche con un atteggiamento molto più costruttivo nei confronti dell'Europa, passando anche delle cose che forse se guardiamo ai dettagli avrebbero potuto essere diverse o scritte in maniera migliore, ma che in questo momento l'Italia non può permettersi di boicottare. Ecco, intanto volevo specificare per chi ci segue che cuore centrale della riforma del MES è la funzione di paracadute finale o backstop del Fondo Unico di Risoluzione delle Banche, ovvero Fondo Salva Banche, attenzione, che sicuramente è un punto estremamente importante perché in Italia si sono create tantissime polemiche, forse anche legate al fatto che non si è capito bene esattamente in che cosa consiste la riforma. Intanto si tratta di una garanzia di ultima istanza da utilizzare nel caso in cui il Single Resolution Fund o Fondo Unico di Risoluzione si trovi a corto di fondi. Che cosa cambia con la nuova clausola di azione collettiva per l'Italia? E sicuramente la domanda più importante è se ci sono rischi per quanto concerne il debito italiano. Allora, per quanto riguarda i cosiddetti CACS, ovvero le clausole collettive che lei ha appena citato, sono delle clausole che in caso di una ristrutturazione del debito facilitano la negoziazione con i creditori. E questo non aumenta la probabilità o nemmeno la diminuisce la probabilità di ristrutturazione. Semplicemente in caso accada, questo va a facilitare la risoluzione, va a facilitare un accordo. Alcuni argomentano che siccome gli investitori apprezzano queste clausole, probabilmente c'è anche un effetto positivo sul mercato nel caso della loro introduzione. Quindi diciamo che al momento attuale
questa introduzione deve essere vista come qualcosa di positivo. Il backstop che lei ha citato è importantissimo perché non è parte, diciamo, integrante della riforma, ma nelle more della riforma è stato deciso di collegare il fondo di risoluzione delle banche all'ISM. Perché questo? Perché nell'ambito della Banking Union, della riforma europea sulle banche, è stato istituito ancora molto tempo fa il cosiddetto Single Resolution Board, cioè un comitato che decide in caso di problemi delle banche se liquidare o meno una banca. Quando c'è la liquidazione di una banca, vi è necessità di iniettare liquidità immediata per consentire la continuazione delle operazioni della banca stessa. C'è un fondo che è stato istituito, ma che però è ancora sottofinanziato perché i fondi devono arrivare dalle banche stesse. E quindi, in una fase transitoria, si è deciso di collegare questo fondo all'ISM, che invece è molto ben capitalizzato, ha molti fondi nel suo capitale, che possono essere utilizzati in caso di necessità. È chiaro che a seguito di una crisi così violenta come quella della pandemia, non possiamo del tutto escludere che nell'arco di 1 o 2 anni qualche banca possa entrare in difficoltà e quindi questi fondi possano essere necessari. Ecco, oltre al backstop, la riforma del MES prevede anche una semplificazione, un rafforzamento delle linee di credito, in particolare della Precautionary Condition Credit Lines, messa a disposizione degli stati membri dell'area euro con fondamentali economici solidi che vengono colpiti da shock avversi. Intanto ci tenevo a sottolineare che la rete di sicurezza entrerà in vigore 2 anni prima del previsto, nel 2022 invece del 2024, grazie ai programmi fatti dalle banche europee nella riduzione dei crediti deteriorati. Questo è un punto molto importante perché in questo momento è stato riconosciuto un forte rafforzamento delle banche europee, soprattutto per quanto concerne gli NPL, che sono storicamente stati un problema molto importante, soprattutto in Italia. Allora, sin qua abbiamo capito che comunque la riforma del MES è una cosa molto positiva per il sistema bancario europeo. Perché allora in Italia questo image, questa immagine negativa? Beh, il problema è prevalentemente all'interno del Movimento 5 Stelle. Sappiamo che il Movimento 5 Stelle è nato come un movimento euroscettico. Nel 2014 avevano lanciato una campagna nazionale hashtag out of the euro, e quindi è chiaro che questa è la radice del movimento. Col passare del tempo si è fatto sempre più pro-europeista e si è avvicinato alle posizioni che da sempre sono state a favore dell'Europa del PD. A seguito della pandemia, la risposta europea è stata molto generosa e solidale, e questo forse ha spiazzato un pochino i vertici del Movimento 5 Stelle, che ora rivendicano i successi come parte anche della pressione che il Movimento ha esercitato attraverso il primo ministro Conte sui vertici dell'Europa. È quasi come un successo negoziale, che in parte è vero ovviamente, ma diciamo, la difficoltà in questo momento è quella proprio di riconciliare una posizione che in passato è sempre stata molto scettica, soprattutto verso alcune istituzioni come il MES, con un atteggiamento molto più costruttivo e più pro-europeista che è necessario in questo momento, soprattutto a seguito del Next Generation EU che, come sappiamo, è molto generoso nei confronti dell'Italia. Assolutamente sì, si può andare avanti senza l'Ungheria e Polonia e se sì, come? Sarebbe auspicabile andare avanti tutti insieme, questo è ovvio, no? Che quindi penso che la presidenza di turno dell'Unione Europea tedesca stia facendo di tutto per trovare un accordo con Ungheria e Polonia sulla cosiddetta rule of law, sullo stato di diritto. Se questo proprio non fosse possibile, già più esponenti della Commissione del Consiglio europeo hanno già paventato la possibilità di andare avanti comunque con il cosiddetto enhanced cooperation, ovvero sia con una cooperazione rafforzata tra i Paesi membri che vogliono andare avanti e non lasciare indietro
le cose. Quindi quello che potrebbe accadere è che anziché un Next Generation EU a 27 si vada verso un Next Generation EU a 25. È una soluzione che nessuno vorrebbe, è come dire l'ultima ratio ed è un modo per mettere pressione a Ungheria e Polonia. Perché nel caso si andasse avanti a 25, questi due paesi perderebbero i fondi europei, cosa che ovviamente non farebbe loro piacere. Quindi sperabilmente si troverà una soluzione. Le diplomazie stanno lavorando, sono fiducioso che entro fine anno si troverà una soluzione. Ultimissima domanda perché siamo verso la chiusura, faccio vedere l'apertura di Bloomberg per quanto concerne la Brexit, ovviamente la deadline per un possibile accordo è questo mercoledì, quindi siamo vicinissimi, stasera si sentiranno Boris Johnson e la presidentessa della Commissione europea Ursula von der Leyen, ovviamente cercando di risolvere questo stallo che sta andando avanti più di 2 anni. Due dei problemi principali sono la PESCO, ovviamente il cosiddetto The Internal Market Bill, ovvero il disegno di legge sul mercato interno. In un flash, lei vede una risoluzione? Quali sono gli scenari più probabili secondo lei? La cosiddetta questione della pesca è una questione politica e nel Regno Unito coinvolge 12.000 pescatori, quindi stiamo parlando di una minoranza che certo non può bloccare un accordo così importante per l'intera Europa. Sul mercato unico invece la questione è molto più delicata. Io penso che alla fine si arriverà ad un compromesso, però teniamo presente che un compromesso raggiunto così all'ultima ora, necessariamente sarà un compromesso fragile. E incompleto, e sono convinto che per quanto le grandi aziende siano preparate ad ogni evenienza, quelle piccole e medie non lo siano e quindi si avranno degli scompensi in gennaio quando si passerà al nuovo regime. Indubbiamente si è perso del tempo e anche un accordo così all'ultima ora non risolverebbe tutte le questioni. Assolutamente sì, quindi non ci sarà un accordo sostanziale, sostanzioso, scusate. Ma l'accordo ci sarà e probabilmente toccherà i punti principali, ma molti dettagli dovranno essere decisi e discussi più in avanti, perché ovviamente a questo punto non posso che pensare che molte delle questioni non siano state pienamente chiuse. Grazie mille a Lorenzo Codogno, founder Lorenzo Codogno Macro Advisors. Grazie e buon proseguimento. Grazie.